le borse europee chiudono con una maggioranza di segni positivi, i ministri delle finanze del G20 hanno assecondato le speculazioni degli investitori sulla possibilità che la Federal Reserve annunci un nuovo intervento di facilitazione quantitativa nella prossima settimana. Salgono i produttori di materie prime con l'aumento dei prezzi di rame e cotone, in rialzo le obbligazioni statali americane. In collegamento internet da Milano c'è Sergio Pigoli. Sergio è amministratore delegato della Pigoli Consulenza. Ciao Sergio. Ciao, grazie a tutti. Dunque, pare che il mercato abbia scelto di interpretare il quanto successo al G20 come, in maniera positiva, diciamo, ma in effetti non è cambiato assolutamente niente confronto al passato. Ma no, qualcosa è cambiato perché il riconoscimento dei paesi emergenti trova una sua formalizzazione anche all'interno del Fondo Monetario. Io lo leggo come un ulteriore passo rispetto al G20 proprio. Si parlava solo di G7, poi si è arrivati al G20, adesso anche a livello di Fondo Monetario entrano paesi che hanno un ruolo diverso nell'economia globale. Questo a me sembra un fatto non secondario, che però non ha degli impatti immediati a livello borsistico nel day by day, ma sicuramente è un passo avanti importante. Probabilmente questo è l'unico lato, come dire, positivo, se vogliamo, dal G20, o perlomeno l'unica cosa che effettivamente ha avuto un peso, insomma, è stata una decisione. Ma questo G20, da questo G20 ci si aspettavano delle decisioni più importanti invece sul mercato valutario, sui rapporti delle valute, su quello che stanno facendo le banche centrali. Si Ma aspettava che avessero deciso una politica, diciamo, comune per evitare una potenziale guerra commerciale. no, ma non era pensabile vedere qualcosa di più significativo di quello che è stato. Un po' per la natura specifica di questi incontri che hanno prodotto qualche cosa solo in momenti di enorme tensione. E in questa fase non siamo in una tensione così spaventosa tale da mettere paura a tutti i governanti del mondo. Quindi è un modo di procedere molto lento, molto diplomatico, che scontenta o perlomeno che delude parte delle aspettative dei mercati finanziari. In realtà, conoscendo questi meccanismi, ben difficilmente ci si poteva aspettare di più. E per quanto riguarda la guerra sui cambi, a me sembra una cosa un po' esagerata, perché evidentemente ci sono delle pressioni, soprattutto da parte dell'amministrazione americana, ma ancora non mi sembra di vedere una guerra scatenata sui cambi. È chiaro che ognuno tira acqua al suo mulino e finché si rimane all'ambito di dichiarazioni di intenti a livello di valutario con variazione dei cambi che sono quelle che abbiamo visto, tutto sommato non siamo in un clima ancora di grande tensione, per cui tutto prosegue in un binario di normalità. Nel È senso, solo il tempo che riesce a aggiustare i problemi che l'economia mondiale ha in questo momento. dice ancora non è tanto grave, nel senso che potrebbe peggiorare, insomma, potrebbe diventare molto Potrebbe peggiore. peggiorare, questo è fuori di dubbio. Però se prendiamo il cambio euro-dollaro, giusto per capire, siamo sostanzialmente sui livelli di inizio anno. È chiaro che poi durante l'anno ci sono state escursioni notevoli, ma se le inquadriamo in un contesto di più ampio respiro, non è che siamo su variazioni ancora così drammatiche. Fin dei conti, un anno e mezzo fa il dollaro valeva 1,50, adesso siamo ancora 10 figure sotto. Prima di parlare di tensione, di guerre valutarie, ci sono forse le preoccupazioni: se il dollaro dovesse tornare ancora a 1,50, qualche domanda diventerebbe più immediata, più pressante, ma al momento ancora non siamo in quello scenario. Allora, intanto vediamo il rapporto euro-dollaro da giugno, l'euro che sale evidentemente, il dollaro che si indebolisce, come dire, il movimento sembra piuttosto chiaro. E questo è quello che accade contro appunto la moneta unica. Questo invece è quello che accade contro la valuta giapponese, sempre da giugno. Lo yen è ai minimi, anzi ai massimi, degli ultimi 15 anni. Abbiamo dei rapporti record sulle maggiori valute e praticamente sulle valute che compongono il paniere del dollar index.
ma in particolare penso al franco svizzero. Sergio. Sì, è sotto gli occhi di tutti, cioè le variazioni dei cambi sono uno dei punti di maggiore discussione in questo periodo. Io però continuo a ripetere che per decenni si è parlato dei deficit gemelli degli Stati Uniti, che la valuta non poteva rimanere a quei livelli, d'altronde se continuano a importare più di quanto esportano e continua ad avere un deficit di bilancio dei pagamenti, la valuta altro non può fare che svalutarsi. Questo è nella logica delle cose, cioè semmai il problema era come ha fatto negli anni passati a rimanere il dollaro così forte. E poi io torno a ripetere, se si guardano i dati a livello macroeconomico, quindi dati del Fondo Monetario, il malato più importante sono proprio gli Stati Uniti, non è certo la Grecia o l'Inghilterra o la Spagna, perché le dimensioni sono quelle. Quindi evidentemente di giorno in giorno, di periodo in periodo, si cerca di dimenticare questi aspetti, ma poi nel tempo tornano prepotentemente alla ribalta. Quindi non c'è da preoccuparsi di una svalutazione del dollaro, bisogna solo prenderne atto. Dici che il mercato effettivamente ci conta su altri soldi che arrivano dalla Federal Reserve. Ma credo proprio di sì, visto il comportamento che i mercati, soprattutto obbligazionari, stanno avendo. Quando ci sono delle piccole correzioni, sono proprio se vogliamo, giornate più che altro tecniche. Però il discorso di quantitative easing non ha solo un problema di aiutare l'economia, ma io ho sempre ben presente che il livello dei tassi sui titoli del tesoro americano o comunque di qualsiasi paese vanno corrisposti prelevando dalle tasse che quel paese vengono raccolte. Quindi tenere i tassi bassi non solo aiuta l'economia a cercare di fare investimenti, ma è molto difficile perché la capacità produttiva inutilizzata è molto grande, ma soprattutto aiuta il tesoro a contenere il deficit. Se i tassi dovessero salire, oltre ad avere un problema di ciclo economico, ci sarebbe anche un problema di maggiore indebitamento via più interessi pagati, da far pagare ai contribuenti. Quindi, insomma, mi sembra di capire che tu in qualche modo, in ogni caso, pensi che questa liquidità al mercato faccia bene. Non è che fa bene, allora diciamo che fa bene nell'immediato. Quello che io ho in mente come scenario è che purtroppo, ma questo non sono solo io a averlo in mente, il mondo occidentale preso nel suo insieme si è già avviato verso una giapponesizzazione dell'economia, cioè quello che è successo negli anni 80-90 in Giappone ha le stesse cause, bolla immobiliare, gli stessi problemi, banche che erano fallite, che sono state salvate, le stesse ricette, immissione di liquidità e aumento del debito pubblico. Cioè, se si guardano le due storie a distanza di 15-20 anni, si vede che sia le cause che le medicine sono molto molto simili. Allora, il problema che io vedo in chiave prospettica, al di là del trimestre che può essere migliore o peggiore a seconda di come vanno i cambi, perché molti degli utili derivano dall'effetto cambi. Se pensiamo alla Fiat che ha pubblicato i dati settimana scorsa, una componente significativa deriva proprio da una miglior situazione, soprattutto del real brasiliano verso l'euro. Quindi quanto giocano i cambi sulla redditività delle aziende? Ma se depuriamo questi effetti, ci rendiamo conto che la strada purtroppo è quella. Visto che appunto abbiamo Bernanke, vorrei anche sottolineare che lo stesso presidente della Federal Reserve americana, della Banca Centrale Americana, in un intervento in una conferenza in Virginia, ha detto che loro, la Federal Reserve in ogni caso, sono molto preoccupati sulle notizie che hanno ricevuto dalle pratiche usate nei pignoramenti delle case a coloro che non erano stati in grado di ripagare il mutuo. Sarai sicuramente cosciente appunto della crisi dei pignoramenti, Sergio. Cosa hai da dirci? E ho da dirci che probabilmente ancora oggi non sono chiari in maniera precisa i termini dei problemi, da quello che si legge, da quello che viene raccontato durante i periodi 2006-2007,
molte delle pratiche di mutuo venivano passate solo per costruire materia prima di prodotti strutturati, senza guardare troppo per il sottile, quelle che erano le clausole legali, i contratti. Ancora oggi ci sono delle banche che non sanno esattamente dove stanno a sedere. E questo è il sistema, di quei mutui erogati, soprattutto in quel paio d'anni. Io mi chiedo ancora cosa sia il significato degli utili delle banche americane, perché se pensiamo a quanti cambiamenti di natura contabile sono stati fatti in questi ultimi 2 anni, non credo. I mercati magari festeggiano oggi, ma la realtà sottostante non è che sia migliorata in maniera così significativa. Beh, basta vedere le trimestrali delle banche americane che vengono pubblicate, sono state pubblicate in questi giorni, andare a vedere. Quant'è l'ammontare? Quanti miliardi di dollari hanno ancora nelle attività a level 3? Quindi vuol dire al prudente apprezzamento degli amministratori, quindi non si sa cosa c'è dentro. Beh, quelle cifre, uno avrebbe potuto immaginare 2 anni fa di vederle ridurle, perché lo spavento è stato grosso e quindi gli amministratori avrebbero dovuto in qualche modo ridurre i rischi. Beh, in molti casi stanno addirittura aumentando quelle cifre. L'ultima volta ci avevi detto che appunto una incertezza a livello economico mischiata a una forte liquidità sul mercato potevano causare dei forti movimenti di mercato in una direzione o nell'altra. Ti aspetti sempre dei forti movimenti, Sergio? Direi che qualche cosa già si sta vedendo perché se andiamo a vedere alcuni indici, mentre il DAX o mentre l'indice cinese, che avevano lo stesso tipo di comportamento dei 2 indici citati la settimana scorsa, che erano l'S&P e l'Eurostock, ma che hanno delle realtà più focalizzate a livello locale. Beh, su quei mercati già stiamo assistendo, una volta passato all'insù le fasce di oscillazione, stiamo vedendo dei rally significativi. E se poi entriamo non solo agli indici, ma andiamo a vedere i singoli titoli, la configurazione in molti casi è molto simile e si vede che in realtà il seguito al rialzo comincia a esserci in maniera corposa. Dunque, questo vuol dire che appunto l'altra volta movimenti in una direzione o nell'altra, questo vuol dire che il tuo punto di vista, che insomma che tu ti aspetti dei movimenti a rialzo, dei No, movimenti forti a rialzo. il mio punto di vista è che in questo momento, date le condizioni di liquidità che ci sono nel sistema, il mercato non andrà a valutare in maniera corretta tutta una serie di problematiche di tipo macroeconomico che sono negative, preoccupanti, ma nel breve termine valgono di più discorsi di liquidità. Io immagino i vari gestori che sono in giro per il mondo come dovranno ridipingere, ridisegnare i loro portafogli per non far vedere a fine anno di essere completamente scarichi di azioni, ad esempio. Quindi nel breve le considerazioni di liquidità sono sicuramente premianti. Va detto anche che sono condizioni di liquidità di breve termine, finché lo scenario rimane invariato, che ci sono una serie di problemi molto grossi, strutturali, che non vanno in quella direzione. Tu avevi anche detto che poi appunto gli investitori, di fronte a dei movimenti diciamo importanti del mercato, potevano reagire come meglio credevano, potevano affrontare come meglio credevano. Adesso, in meno di un minuto, puoi dirci quali sono le maniere che tu personalmente ritieni siano più giuste per affrontare dei movimenti importanti del mercato? E guarda, qua dipende anche dal rischio del portafoglio che uno ha già in casa, no? Quindi se uno è già molto esposto al rialzo, deve solo pregare e augurarsi che vada nella direzione giusta. Se viceversa c'è un margine di manovra sul quale lavorare, beh, non è solamente le azioni, sono anche le opzioni sulle azioni che possono aiutare. In questa fase poi la volatilità è relativamente poco pagata. Quindi se uno vuole prendere posizione a rialzo non è detto che lo debba fare solo con le azioni. Opzioni che poi possono avere anche durate abbastanza lunghe. Lì basta guardare in pagina per vedere cosa sono i costi. Allora dico, in uno scenario in cui nel breve può andare bene, ma non so cosa succede, magari comprare più le opzioni che non direttamente i titoli potrebbe essere una delle. Spero di aver spiegato in un minuto. Sergio Pigoli, grazie mille.